Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, è il 18, quindi dopo il 18 di solito viene il 19. 19 cosa c'è? La conferenza stampa. Quindi domani, signori, ci troviamo qui con il video riepilogativo. Sto già iniziando a muovere le dita sulla tastiera per prendere i soliti appunti che poi andrò a sviscerare durante il racconto della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. E dopo la conferenza stampa, di solito, quindi dopo il 18, dopo il 19, c'è il 20. Si gioca a Udine. Ripartiamo esattamente dove abbiamo lasciato. Conferenza stampa pre-Udinese-Juventus, partita Udinese-Juventus e ancora una volta siamo qui. Speriamo di partire forti quest'anno, perché il calendario della Juve nelle primissime partite è abbastanza tranquillo. E gli ultimi 2 anni la Juve è partita male, molto male. Quindi deve per forza di cose cercare di partire bene. Mi viene in mente Udinese-Juve, la prima partita del ciclo bis di Allegri, con quel 2-0 e poi la Juve che si fa recuperare con quelle due incertezze, quei due infortuni di Wojciech Szczęsny e quel gol di Ronaldo annullato per millimetri. Poi la cessione di Ronaldo e da lì è cambiato tutto. Eravamo partiti con Udinese-Juve e non era stata una gran partenza e non era stata una gran stagione. L'anno scorso abbiamo finito con Udinese-Juve, non c'è stata una gran partenza e non è stata una gran stagione. Quest'anno ripartiamo da Udinese-Juve e abbiamo il dovere morale invece di fare decisamente meglio. È stata un'estate molto complicata, perché io ora ci stavo ragionando, no? Oggi parlavo tra me e me, facevo i miei soliti discorsi interni, dicevo: cavolo, però quest'anno che abbiamo solo una partita a settimana, non abbiamo le coppe europee, che tipo di prodotto riuscirò a fornire al mio pubblico? Perché questi sono in primis i miei dubbi, no? Dato che ci troviamo una volta a settimana, bisogna poi riempire gli spazi in mezzo. Quindi nella mia testa sto iniziando a muovere per cercare di capire come arrivare a valorizzare anche i giorni in mezzo senza la Juve in Europa. E poi mi sono risposto: se siamo riusciti comunque a parlare e le persone sono ancora qua contente, se siete qua a ascoltare il video è perché siete qua e siete contenti, bene o male, del contenuto che sto continuando a portarvi, ma se siamo riusciti a superare un'estate come questa dal punto di vista del calciomercato e un'annata nella seconda parte di stagione come quella dell'anno scorso, dove di calcio non si è parlato perché si è parlato soltanto di ragioni extracampo, di giurisdizioni, di regolamenti e robe varie. È un'ennesima sfida, certo, spero di portarla a termine nel migliore dei modi, però quest'anno sarà molto strano, molto particolare. Quindi credo che vedremo anche un po' di più le live su Twitch, qualche botta e risposta tra di noi. Vi invito magari a seguire anche il canale Twitch, ripartiamo ovviamente domenica sera per la live reaction. E tra l'altro ieri abbiamo fatto una live in cui dicevo anche che per gli abbonati andrò a riservare un file per il Fantacalcio, in cui vado a riepilogare un po' quelli che sono i nomi più interessanti tra i giovani in Serie A, perché la volontà è quella di provare a fare un pochettino il talent scout e andare a individuare qualche giocatore che possa essere il colpo. Ovviamente farebbe piacere a tutti, no? Trovare un nuovo Kvaratskhelia come è successo l'anno scorso. Credo che sia difficile una roba di questo tipo, però vediamo se riusciamo a portare a casa anche solo un paio di colpi. Quindi c'è una scheda riepilogativa di tutti i calciatori più giovani in Serie A di tutte le squadre, ancora non è presente al 100%, la sto terminando di scrivere, farò l'asta al termine del mercato e la squadra si chiamerà Alex Sandria. Quindi se avete volontà di creare un logo per l'Alex Sandria, mandatemelo magari su Twitter o scrivetemi nei commenti, mandatemelo su Instagram, taggatemi nelle storie, fate quello che volete. Se riuscite a trovare il logo ed è simpatico, lo userò all'interno della prossima Lega del Fantacalcio, sia quella degli youtuber che quella che farò con i miei amici. Il nome Alexandre è nato qua mentre chiacchieravamo e facevamo un video. Diciamo che abbiamo detto poco e niente in questi primi 4 minuti, diciamoci le cose come vanno dette. Però ora cerchiamo più che di parlare di Udinese Juventus, dato che abbiamo pochi elementi a disposizione, anche se Fagioli e Pogba lavorano e corrono verso quella che potrebbe essere una convocazione, se non per Udine, per la prima partita in casa di Serie A. Ci sono dei giocatori, secondo me, nella rosa della Juventus che da qui a pochi giorni prenderanno e andranno via. Ieri abbiamo parlato di Ken, poi abbiamo parlato di Ealing, che è comunque richiesto da tante squadre in Serie A in prestito. Avevamo parlato di Sulè, avevamo parlato di Facundo Gonzalez. È ovvio che Facundo è stato proprio preso per andare poi in prestito, non è un giocatore aggregato in questo momento alla rosa della prima squadra, il suo destino, tra virgolette, era già
segnato, c'è Miretti, c'è Nicolussi Caviglia, c'è lo stesso McKennie che è un grande punto interrogativo per quanto mi riguarda, c'è lo stesso Vlahovic. Lo stesso Vlahovic, che in questo momento la Juve, tra le cessioni di Rovella, di Zaccaria, di Pellegrini, di Arthur, di questo, di quell'altro, è andata a tamponare quella che era la necessità di guadagnare dei soldi dalle cessioni. E secondo me questi soldi che sono arrivati sul mercato vanno a togliere quella pressione che c'era la Juventus nel cercare di cedere a tutti i costi uno come Vlahovic. Però attenzione che secondo me non è mica finita qua. Cioè il nome di Romelu Lukaku. Lukaku non si è mica spostato. Lukaku non è andato al Tottenham, non è andato in Arabia, non è andato via, non è stato reintegrato al Chelsea. Lukaku è nella stessa situazione. E io ho molta paura del fatto che Lukaku sia ancora lì. Poi magari è... Davvero, non è Vlahovic che si muove in questo momento perché non ho più la necessità di cedere Vlahovic a quella cifra lì, però esce un altro attaccante, che ne so, Milik, Moise Kean, penso non Federico Chiesa. Secondo me Lukaku e Vlahovic insieme possono giocare. Sarebbe anche una coppia ben assortita. È ovvio che se devo sacrificare Milik o Moise Kean per Lukaku sono molto più disponibile a farlo piuttosto che Vlahovic. Poi rimane il discorso che secondo me Lukaku non è che lo metti lì e fa 20 gol perché sì. Perché l'ho già spiegata questa cosa. Credo anche che Lukaku non sia il giocatore perfetto per quello che abbiamo visto nella Juve di Allegri negli ultimi due anni. Mi viene in mente Giroud. L'altra sera quando guardavo la Supercoppa pensavo anche a El Nesri, che è un giocatore che di testa è fenomenale, con i piedi un pochino meno, però va in quella direzione lì. Quindi vi dico, se comunque Lukaku è un obiettivo della Juve, ma si riesce a trattenere Vlahovic perché si sono fatte altre cessioni e viene sacrificato uno tra Milik e Kean, ci posso pensare già di più. Pensare di presentarmi con un attacco con Lukaku e Vlahovic mi rende tranquillo, senza dimenticare che c'è sempre Chiesa, che dicevamo in questo precampionato, partendo da sinistra, anche se non faceva esattamente la prima punta, ha dimostrato che poi secondo me diventa un po' complicato gestirli tutti e tre, dato che la Juve gioca solo una volta a settimana. Però chissà, potrebbe essere. E attenzione che il nome di Berardi da qualche giorno a questa parte mi sta facendo pensare che possa essere il centrocampista. E voi direte, sei ubriaco? No. Nel senso che, secondo me, la Juve farà una sorta di evoluzione dal 3-5-2 al 3-4-3. Almeno farà, potrebbe fare. Insomma, nella testa di Allegri questa pulce c'è, e anche il fatto che l'altro giorno sia entrato su lei e uscito Rabiot va in quella direzione lì. È ovvio che hai Locatelli, Rabiot, Fagioli, Pogba, Nicolussi, Miretti, McKennie, cioè adesso comunque i centrocampisti ne hai, e si parlava anche di un innesto a centrocampo. E se invece che l'innesto a centrocampo possa arrivare Berardi, e quindi più che Lukaku crearsi un attacco con Vlahovic, Chiesa a sinistra e Berardi a destra, un 3-4-3 con due giocatori a centrocampo, Rabiot più immagino Locatelli o Fagioli, anche se secondo me la testa di Allegri a due è molto più Locatelli e Rabiot che Rabiot e Fagioli. Però questa è la mia idea. Guarda, da una parte Kostić o Cambiaso dall'altra, perché secondo me anche qua su Cambiaso ci sarà da ragionare, su Kostić soprattutto ci sarà da ragionare, fonte cessioni non ve lo sto nascondendo, e dietro Bremer, Danilo e secondo me Alexandro più che Gatti, secondo me Alexandro più che Gatti. E vediamo in porta se arriva quella fantomatica offerta, perché se ci sono i giocatori che sono in dubbio, perché sappiamo che sono in dubbio quelli che vi dicevo prima, sapete che io in testa c'ho anche giocatori sopra i 30 anni, come sono Kostić, come sono Szczęsny, magari anche qualche altro giocatore, chissà che non possa arrivare davvero un'offerta agli Emirati per Alexandro che possa prendere in considerazione, non credo, o una per Pogba. Qui potrebbe essere qualcosina di più, potrebbe essere più probabile che vadano un po' a mettere a posto quello che è il volto della Juventus, perché secondo me da qui a quando chiuderanno tutti i mercati, compreso quello arabo, la rosa della Juve subirà una forte evoluzione. E lo so che voi siete qua a dirmi, ma è il 18, domani il 19 c'è la conferenza, dopodomani il 20 e si gioca, cosa stai dicendo? Ma io non sono tranquillo, io sento che da un momento all'altro possa accadere qualcosa, ma anche di grosso, e non una singola operazione di più. Quindi quello di Berardi temo che sia un nome molto vero, temo che sia un nome molto vero, e vado ancora più nel profondo, temo che sia molto vero perché sto leggendo una valutazione di Berardi da capogiro, perché stiamo parlando, l'ultima offerta mi pare del Corriere dello Sport era 27 milioni più il prestito di Ealing. Ma voi siete completamente impazziti,
voi siete completamente andati fuori di cervello se andate a concludere un'operazione del genere. Ma non tanto perché Berardi sia scarso, Berardi non è scarso, assolutamente no, anzi io sono sempre stato un grande fan di Berardi ai tempi dei primi anni a Sassuolo, fantacalcisticamente è sempre stato uno dei miei uomini, dato che parlavano di fantacalcio. Però Juve non può oggi presentarsi a spendere 30 milioni di euro per un giocatore di 30 anni che non ha mai fatto un anno in una big e che ha sempre giocato per salvarsi. Mi sembra decisamente troppo, anche perché il ragionamento, secondo me, alla base di questa cosa è: se è il Sassuolo che lo vuole vendere, quindi ha necessità di venderlo, il prezzo si abbassa. Se è la Juve che lo vuole comprare, quindi la Juve che va a contattare il Sassuolo, il prezzo si alza. E per quello che è Berardi oggi, per il contratto che ha, che è in scadenza tra poco, quella cifra lì mi sembra molto alta. Quindi viene a pensare che sia proprio la Juve a voler fare questa operazione, non viceversa. Ma andiamo ancora un po' più nel profondo. 2 anni fa non rinnoviamo Paolo Dybala. Non rinnoviamo Paolo Dybala, facciamo andare via parametro zero, 0 euro. 2 anni dopo compriamo Berardi a 27 milioni più prestito di Ealing. Signori, mi sembra anche scontato dire che Dybala è più forte di Berardi. E ribadisco, non sto dicendo che Berardi sia scarso, perché non lo penso. Ma se devo andare a investire quella cifra lì per aggiudicarmi questo Berardi in queste condizioni, non lo faccio. Come vi dicevo, non andrei a prendere Milinkovic-Savic a 40 milioni a un anno della scadenza. Come non andrei a prendere Lukaku a 40 milioni fuori rosa. Milinkovic-Savic, Lukaku, Berardi sono scarsi? No, sono 3 giocatori forti e che in Serie A hanno fatto la differenza in un modo o nell'altro, a seconda di quelle che erano le necessità della propria squadra. Tutti e 3 hanno fatto la differenza in Serie A, assolutamente. Ma questo non significa che poi voglia andare a prenderli a delle cifre che considero fuori mercato. Soprattutto se poi noi, quando facciamo le cessioni, andiamo a dare Rovella 17 milioni. È un insieme di ragionamenti che mi porta a dire: non andiamo a chiudere questa operazione a quelle cifre lì, a queste, più che cifre, questi termini, queste condizioni. Perché ribadisco, è un giocatore del 94, quindi nel massimo splendore della sua forma di carriera, perché questi sono gli anni proprio in cui ha raggiunto la maturità, però è un giocatore che non ha mai avuto un'esperienza in una squadra come la Juve, cioè giocare nel Sassuolo e giocare nella Juventus, potete dirmi quello che volete, non sono la stessa cosa. L'abbiamo visto con Locatelli, quanta fatica sta facendo Locatelli comunque a far vedere quello che aveva fatto vedere anche a Sassuolo. Tantissima, se poi aggiungiamo anche un discorso relativo all'impianto tattico e che quindi magari Berardi possa essere utilizzato se non per il 3-4-3 come dicevamo prima, ma come seconda punta dietro Vlahovic o dietro Lukaku, che va a finire che parte Vlahovic lo stesso, arriva Lukaku e poi facciamo sta operazione qua e prendiamo Berardi e l'attacco è Lukaku-Berardi. Mi auguro veramente di no, perché sarebbero dei colpi folli. E ribadisco, che senso ha dar via Dybala a 0 euro per prendere Berardi a 27 più il prestito di Ealing 2 anni dopo? Non me lo spiegherei. Quindi bisogna anche iniziare un pochettino a cercare un po' di coerenza in quelle che sono le decisioni, in quelle che sono le scelte. Poi è vero che è cambiata la dirigenza dal punto di vista sportivo, che aveva preso quell'altra decisione, adesso ce n'è un'altra, però signori, alla fine l'impianto tattico, quindi anche le richieste dello stesso allenatore, l'allenatore è lo stesso, quindi non è che non mi stanno tornando queste cose, non mi stanno tornando, perché stai via Dybala e prendi Berardi dopo 2 anni, dopo che hai fatto, ecco, dopo che hai preso Di Maria di mezzo, tra l'altro, Di Maria, che tra i 3 è il più forte di tutti, però allora, cioè, chi vuoi lì? Dybala non andava bene, Di Maria non andava bene, può andare bene Berardi, che dei 3 è quello meno forte probabilmente, che non significa che sia scarso, però rapportato a Di Maria e Dybala, cioè, il giorno e la notte, cioè proprio il giorno e la notte. Ma poi banalmente è necessario per forza di cose un giocatore con quelle caratteristiche, perché adesso sembra impossibile giocare a calcio senza un fantasista mancino che possa giocare largo a destra o dietro la punta, perché poi se giochiamo col 3-5-2 gioca dietro la punta, non si può giocare a calcio senza quel giocatore lì, quel tipo di giocatore lì. A me è sembrato che la Juve in queste amichevoli, senza un giocatore con quelle caratteristiche, ma puntando tanto sulla condizione fisica, si è riuscita a mostrare delle cose davvero interessanti, davvero belle.
dobbiamo per forza di cose passare da un giocatore che invece ha quei colpi. A me piacciono, a me quei giocatori li fanno impazzire, meravigliosi. Però ribadisco, se queste sono le condizioni d'acquisto, faccio volentieri un passo indietro. Un po' di considerazioni sparse, un po' di parole qua e là. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.